La Fondazione Le Vele di Pavia ha dedicato il suo auditorium e l'aula di informatica a Nadir Tedeschi e a Edermanno Bonazzi, rispettivamente presidente e vicepresidente, scomparsi a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Due figure centrali per la Fondazione che hanno contribuito alla sua crescita fin dal lontano 2004. Oltre al loro impegno per i giovani, sia Tedeschi che Bonazzi sono stati anche protagonisti della vita politica locale, il primo come segretario della DC milanese e deputato, il secondo come sindaco di Travaco Sicco Mario. Oggi è un momento per noi significativo perché abbiamo la possibilità di ricordare due persone, due uomini che hanno fatto la storia di questa fondazione, Nadir Tedeschi e Ermanno Bonazzi, che nel lontano 2004 sono stati così lungimiranti dal costituire un'associazione che poi nel corso degli anni è cresciuta sia dal punto di vista di uomini, di strutture, di proposte formative, al punto oggi comunque di essere un punto di riferimento per la formazione sul territorio pavese e anche lombardo. E quindi noi siamo molto orgogliosi e speriamo di continuare a porre in essere tutto ciò che loro hanno costruito e raggiungere degli obiettivi sempre più alti. Il presidente Nadir Tedeschi è mancato circa 3 mesi fa e a lui intitoleremo l'Auditorium San Siro. Per la sua passione, la dedizione e quanto ci teneva agli eventi e ai momenti conviviali. Al vicepresidente Ermanno Bonazzi abbiamo dedicato e intitolato l'aula informatica per la sua passione con l'informatica e con tutto ciò che era tecnologia e innovazione. Entrambi hanno creduto molto nel progetto Fondazione Le Vele affinché diventasse un punto di riferimento per il territorio, non dimenticando il cuore della loro mission, che era dare attenzione alla centralità e all'uomo, e questa la Fondazione sta proseguendo in tal senso.